Dopo aver inveito contro Dante, Vanni Fucci fa un gesto scandaloso. Guardate, è questo. Pugni al cielo con il pollice tra l'indice e il medio. Sapete cos'è? È l'equivalente medievale del nostro gesto dell'ombrello. Però lo fa riferito a Dio, quindi lo sta bestemmiando. La punizione divina arriva immediatamente. Un serpente gli si attorciglia al collo per strozzarlo, un altro gli lega le mani. Arriva anche un centauro, colmo di serpenti sul dorso del cavallo, con un drago alato, sputante fuoco sulle spalle della parte umana, che chiede dov'è l'acerbo, cioè colui che non ha preso cognizione ancora della sua pena. Sono previste per Vanni Fucci dunque anche scottature ulteriori. A Caco, si chiama così questo centauro, osò sfidare in vita, diciamo, Ercole. Ercole lo ha stritolato con la forza delle sue braccia. Qualcuno dice a bastonate, in poche parole, lo ha mandato all'inferno. Dante e Virgilio proseguono il loro cammino, incontrano tre anime fiorentine e qui Dante si gira verso di noi e ci dice: ora vi racconterò una cosa alla quale non crederete. E comincia un racconto di metamorfosi talmente mostruose che risultano davvero incredibili. Arriva un serpente a sei zampe che si avvinghia su una di queste tre anime fiorentine, come l'edera sta sull'albero, ci dice Dante, e due, come fossero di cera, si fondono l'un nell'altro, partorendo un essere mostruoso che non è né serpente né uomo. Arriva un altro serpentello di corsa, come fosse il ramarro che attraversa la strada, ci dice Dante, e morde all'addome uno degli altri fiorentini. Uno si tramuta nell'altro, il serpente diventa uomo, l'uomo diventa serpente. Sentite come lo descrive Dante? Io vidi entrare le braccia per le ascelle, l'uomo che sta diventando serpente, e il serpente la coda inforca fesse, si biforca la coda che diventa gambe. Cosa sta facendo Dante raccontandoci queste metamorfosi mostruose nel dettaglio? Vuole superare i grandi classici. Infatti dice: taccia Lucano, taccia Ovidio, i due maestri delle metamorfosi. Si sta glorificando per dire che è migliore di loro? No, ci sta dicendo che queste cose lui le ha viste veramente. Ed è questo il mistero della Divina Commedia. È tutta inventata o lui questo viaggio lo ha fatto veramente? Ora ci tocca il canto 26. Fatti non foste a viver come bruti, l'eroe di sempre, Ulisse.